hanno riservato loro la cerimonia dei martiri. Così la città di Kobane ha accolto le bare dei due bimbi siriani e della loro madre naufragati al largo di Bodrum. Le indelebili immagini del recupero dei corpi sulla spiaggia hanno lasciato spazio a quelle non meno angoscianti che testimoniano lo strazio del padre di Aylan, l'unico sopravvissuto della sua famiglia. Il viaggio dei corpi è stata una sorta di via crucis per l'uomo, sempre presente, di tappa in tappa, da Bodrum a Istanbul, dove le bare hanno preso il volo per raggiungere il confine con la Siria. Da lì, infine, il trasporto su gomma fino a Kobane. È qui che Papa Abdullah ha voluto riportare i suoi familiari, nonostante abbia raccontato di un invito rivoltogli dalle autorità canadesi. Dopo aver negato la richiesta d'ingresso nel paese avanzata da sua sorella, che vive proprio in Canada, il governo gli avrebbe offerto la possibilità di seppellirli lì, ottenendo però il rifiuto dell'uomo, che nonostante lo strazio trova la forza per raccontare quegli ultimi tragici istanti. Lo scafista ci ha messo in una barca con 12 persone. Era già pesante. Con lui a bordo siamo diventati 13. Dopo appena 5 minuti di navigazione col mare grosso, siamo stati colpiti da un'onda. Lo scafista si è gettato in acqua ed è scappato via. La barca, con una seconda onda, si è capovolta. È in quel momento che ho perso i miei figli e mia moglie. Quei cari che ha potuto rivedere solo da morti, come testimoniano questi scatti di una drammaticità unica. Tutti devono vedere la foto di Aylan. Tutto il mondo la deve guardare e vergognarsi, ha detto lo zio in un'intervista a Repubblica. È scioccante, lo so, ma perché la morte dei miei poveri nipoti non sia stata inutile, è importante che la guardiate ancora e ancora. Indignatevi e ricordatevela per sempre.